Rieccoci, seconda parte, abbiamo qualche problema tecnico, problemi di banda di upload, quindi abbiamo finito l'intervista con Natale, insomma le premesse sono buone per questa fine stagione, poi farà anche la salita a Tandalo con il Superbug storico, quindi una bella notizia, oltre a tutte le gare, quindi ha fatto Ponzano, ha fatto il Cez, farà Ravenna, farà Maggiora, quindi veramente Sì, un per impegno tutto tondo. analizzare un po' meglio le tematiche di cui ha parlato, bisognerebbe cominciare col dire che la gara in Austria era valevole anche per il campionato ceco, Ah, quindi livello il altissimo. livello era molto alto, soprattutto nei superbuggy, e questo si sa, però anche nelle touring. Veramente una prestazione notevole. E tra l'altro il rimonta, quindi ancora più spettacolo. E questo punteggio gli ha garantito il terzo posto di campionato matematicamente a una gara dalla fine, che già di per sé è un gran bel risultato perché si tratta sempre di un podio europeo, nonostante in Italia il valore del campionato europeo centrozona sia abbastanza Sottovalutato. trascurato, sì, sottovalutato, e soprattutto analizzando i punteggi è quello che ha fatto meno gare e quindi ha la media punti più alta di tutte. Come ha detto lui, se avesse fatto anche le altre tre gare, sicuramente a quest'ora sarebbe largamente leader della classifica. Sì, perché ha fatto 124 punti in 4 gare e ne ha saltate 3. Mentre gli altri concorrenti ne hanno fatte mediamente 5, mi pare. 5, sì, 5-6. Quindi manca l'ultima, sì. Quindi ottimo risultato. Peccato È veramente pur di non aver sempre fatto anche le la bandiera altre, italiana sì. a portata. Eh sì, certo. Però direi che è un gran bel risultato e sono quel tipo di esperienza che fanno sviluppare la vettura e fanno prendere il ritmo gara anche con ritmi europei. Secondo me è un campionato che andrebbe valutato meglio perché tra il tuffo nel vuoto a volte che si fa per l'europeo, magari cimentarsi in quel campionato potrebbe essere più formativo e anche più costruttivo. Sì, un livello meno esasperato, ma Sì, più fruibile. esatto. Ci sono piloti che l'europeo lo calcolano da una vita, quindi è comunque un buon banco di confronto. E poi per tornare a quanto diceva su Ravenna, sì, obiettivamente l'elenco iscritti è sotto le attese, almeno per quel che mi riguarda, perché 32 piloti, quindi appena sopra i 30. È veramente, come dice Natale, Giovanni non se lo merita perché, ok, per molti probabilmente l'europeo verrà preparato il 9 settembre a Maggiora durante l'Open Day, poi magari ci sarà qualcun altro che preferirà la Francia, la penultima di campionato anziché Ravenna, però anche solo per l'impegno, per il tipo di, diciamo, discorso ampio del movimento autocross italiano per dar sostegno a chi ci sta mettendo dell'impegno, secondo me era auspicabile un risultato diverso. Poi, ripeto, non è che manchino tantissimi piloti nelle categorie 4x4, perché più o meno i numeri sono lì, perché fortunatamente gli assenti sono stati rimpiazzati da altri protagonisti. Manca una buona decina di kart cross che sarebbe stata sufficiente a raggiungere quei 40 iscritti in linea con le altre 4 gare svolte finora, anzi 3 gare A svolte cosa finora. imputi questa deficitaria iscrizione, questo numero basso? C'è un... Secondo me per i kart cross io parlo per ipotesi, ci mancherebbe, non faccio i conti in tasca a nessuno e ognuno può fare quel che vuole. Secondo me stanno già preparando l'europeo e molti
probabilmente arrivano anche dalla zona limitrofa Maggiora, quindi tra l'andare a Ravenna, fare una gara in cui ormai le posizioni di vertice della classifica sono anche abbastanza delineate tra chi si può contendere il campionato e tra l'andare nel giardino di casa, avranno scelto quest'ultima. Ci Sì, sono tanti sì, motivi. è un Solo settembre. che con tutti i kart cross che ci sono in Italia, se penso al campionato italiano, i trofei WISP e il rally cross, avere 15 kart cross mi sembra veramente il minimo sindacabile. La considerazione è che questi 15 comunque sono i migliori che abbiamo al momento, almeno come storico. Mancano solo i Giacomotti. Per il resto, quelli che si stanno giocando il titolo ci sono. Quindi spettacolo non mancherà. È più che altro un dispiacere a livello di iscrizioni per Giovanni Trincossi. E Un po' un peccato. Vabbè, ci io dedichiamo. parlo per me, Sì. non per lui. Ma... Ritornando a Ponzano un Sì. secondo, categoria super mega, mi diceva anche Colla che si parlava di 15-20 iscritti per ogni categoria, quindi anche per quello sono arrivati magari un po' in ritardo, ma ci Sì. Io sta. direi che a Ponzano c'erano categoria A, B, D2 e kart cross veramente nutrite. Bello, bello, grande spettacolo, grande livello. Poi peccato che durante le manche, anche per via dei tanti buchi, delle tante buche, ci sono state un po' di rotture. Quindi in finale si è raccolto a livello di spettacolo meno di quello che erano le potenzialità. Però la partecipazione è stata elevatissima e lo spettacolo anche. Sicuramente. Sì, dai filmati che ho visto velocemente sul cellulare quando ero in vacanza c'era una bella bucona, un po' la prima curva, cioè un po' fastidiose, però vabbè, sempre autocross è. E in D2 ho visto un Chiari Chiari, imbattibile, cioè un altro pianeta. E poi tutti gli altri comunque sono. sì, di due grande spettacolo, grande lotta, bellissimo gruppo, anche il colpo d'occhio, e Chiari però lepre, Sì, c'è cioè imbattibile, cioè dominatore. un'altra categoria. Peccato non aver visto Costa che era iscritto, che sarebbe stato un grande rientro. Però ce n'era in abbondanza. Poi anche categoria A, categoria B, quando c'è il numero, ma anche quando non c'è il numero, quando c'è il livello e i mezzi, lo spettacolo è garantito, infatti grandi lotte anche lì. E anche i kart cross a me sono piaciuti particolarmente. Quest'anno devo dire il Trofeo Italia Unicef sta offrendo una categoria kart cross veramente nutrita e gare sempre spettacolari, combattute. Sì, mi diceva Colla che si parlava di 16 carcross, che per essere la WISP che ha sofferto, è sempre stata un po' stitica di partecipanti, quest'anno vuol dire, ne parlavamo prima, no? 16 carcross vuol dire che è come il Sì, ma livello i del kart campionato cross in italiano. particolare quest'anno hanno fatto il boom nei trofei WISP, perché fino all'anno scorso c'erano quelle gare in cui c'era un buon numero e si attestava intorno ai 7-8. Quest'anno invece, dall'inizio dei trofei, già dal Trofeo Nord a Veronella, che la categoria è stata nutritissima, sempre a doppia cifra. Quindi c'è stato un click, si sta sedimentando uno zoccolo di partecipanti su cui contare. Bene, bene, ottimo. Poi vabbè, tracciato a me piace tantissimo, io lo trovo uno dei più vari d'Italia, forse sarebbe da allargare in alcuni punti, ma per quelle che sono le caratteristiche dei trofei WISP è perfetto così. No, E è perfetto, secondo me è perfetto. ribadiamo, fortunatamente il meteo ha graziato quel fazzoletto di Marche. Ma infatti io dicevo, dovevo andare, poi dove ero io, che ero a circa 80 km, davano tempo disastroso. Poi effettivamente anche lì non è piovuto tantissimo, però comunque il tempo non era bello, invece è andata bene, poi meno male per l'autocross, meno male, insomma sarebbe sempre stato autocross, però
meglio così, gare più Sì, regolari. però ho saputo che c'era tanta gente, quindi Sì, sarebbe stato spettatori, un disastro per gli sarebbe, spettatori. sì. Invece mi dicevi delle due gare di europeo, mi fai una sintesi più o meno di cosa è successo? Sì, allora, Ungheria. per le Touring, prendendole un po' in coppia, per le Touring, direi tutto nella norma, alla fine ci sono i tre ciechi che sono sempre loro a giocarsela, e a parte Aprero che c'è stato un po' un colpo di coda di Viborni e Samuil, comunque il divario tra Feifar e gli altri è aumentato, e quindi a due gare dalla fine io penso che alla prossima possa già conquistare il titolo. Nei Buggy 1006 anche si è dilatata, perché rispetto all'inizio dell'anno Peters si è un po' sgonfiato, al contrario Nikodem sta mettendo in pista prestazioni solide, poi c'è il solito Mandel che è attanagliato dalla sfortuna e quando non è sfortunato si gioca la vittoria, anche se devo dire che secondo me Mandel non è mai più tornato al livello prima del Fast and Speed, cioè dell'anno in cui ha vinto l'Europeo, però è sempre forte. E dietro è un gruppo di piloti forti, tutti forti, però un gradino sotto a Nikodem, quindi si rubano punti a vicenda e il risultato è che nelle ultime due gare la classifica si è un po' allungata in favore di Nikodem. La sorpresa più grande invece è stato che dopo la bella prestazione mostrata in Francia da Stubbe, in cui in semifinale ha rotto, ma durante tutto il weekend era andato fortissimo, ha ripetuto le stesse prestazioni in Ungheria e Aprero e ha vinto la sua prima gara dal cambio di telaio, quindi prima gara con Alfa Racing in casa dell'Alfa Racing, e successo bissato poi a Nirad. In più a Nirad c'è stata una partenza rocambolesca con ripartenza dopo sportellate tra Stubbe e Grancis, e nella seconda ripartenza Grancis e Bartelen ci hanno rimesso, quindi Stubbe ha rivinto e ha accorciato tantissimo la classifica. Ora, se non erro, Grancis è primo con un punto di distacco da Stubbe a due gare dalla fine, quindi Categoria più aperta a sto punto. è una categoria, è la più aperta di tutte. Aspetta che te lo confermo, sì, 199 Grancis, 198 Stube a due gare dalla fine, quindi la speranza è per noi che in Francia che arrivino davanti o che arrivino dietro arrivino vicini, così che sia l'ultima gara maggiore decisiva. Sarebbe bello. Sarebbe l'unico dei quattro titoli, perché poi anche nei Junior Buggy la classifica è abbastanza lunga, sarebbe probabilmente l'unica dei quattro titoli a decidersi a maggiora, però insomma è la categoria regina. E a maggiore i nostri, come li vedi? Ma li vedo come nelle altre gare viste quest'anno, che sono state disputate quest'anno dagli italiani all'europeo. Nelle Touring qualche possibilità di podio in più c'è Dai, sempre, Touring qualcosa in più, sì, dai. perché abbiamo comunque dei cavalli di razza, l'incognita è sempre l'affidabilità anche lì. Certo, i mezzi sono rimasti quelli di, non vorrei dire 10 anni fa, ma quasi, mentre i top europei hanno degli aerei, quindi la guida la vedi che quella degli italiani è sempre fortissima, però c'è un deficit di vettura difficile da colmare. Nelle altre categorie obiettivamente sarebbe un exploit, perché il livello è altissimo Sì, inarrivabile mentre il nostro per parte. me l'obiettivo
soddisfacente per qualsiasi dei nostri portacolori nei buggy è la semifinale. Poi arrivarti in semifinale può succedere di tutto. E tra l'altro, tra gli italiani che vedremo c'è Visentini che ha corso a Niraz Sì, ho letto qualcosa, però ho ed è avuto. rimasto fuori dalla semifinale per una sola posizione, Sì. perché in semifinale accedono i 20, lui ha concluso 21esimo, quindi peccato Un peccato perché davvero. Chissà se poi sarebbe. è riuscito a mettere un pochino più leggera la sua vettura, che aveva un deficit di peso notevole, come avevamo fatto un'intervista tempo fa. Sicuramente più avanti lo risentiremo. Però peccato perché coronare una trasferta con una semifinale, secondo me sarebbe stato una bella soddisfazione. Fermo restando che arrivare in fondo alle tre manche all'Europeo è già, secondo me, tanto di guadagnato. Assolutamente. È una trasferta che è valsa la pena fare. Non si può dire lo stesso per Casarin, che anche lui era Nirad e nei Kron aveva fatto un'ottima prestazione, non mi ricordo ora, forse entro i 10, non vorrei dire una stupidata, forse nono, però penso che abbia avuto problemi, gli stessi problemi per cui penso che sia assente anche a Ravenna, perché probabilmente lo spazio per rimediare era troppo poco. È un peccato perché Casarin è già da qualche anno che dimostra doti eccezionali, però il mezzo è sempre un po' fragile. Sono poche le gare che mi ricordo aver concluso senza rotture, però sono convinto che se avesse potuto se la sarebbe giocata alla grandissima. E questo un po' è riassunto a sommi capi di ciò che è successo nelle gare di Europeo. Segnaliamo che Tafani ha fatto l'ennesimo incidente a Prero, questo lo sanno tutti, ed è di oggi la notizia che non correrà né in Francia né a Maggiora, e quindi stagione è finita. Ha avuto problemi grossi di salute? No, penso di Di vettura. macchina, la Sì, disabilità. più che altro è perché ormai il titolo è svanito Non varrebbe matematicamente. comunque la pena di. Viste le tante, vorrei dire, i tanti danni di quest'anno, forse Sì, ne ha avuto. meglio pensare all'anno Sì, prossimo. meglio cancellare, partire da zero bene per l'anno prossimo, sicuramente. Quindi, poi abbiamo, quindi a breve Abbiamo avuto Ravenna Ravenna, brevissimo. con Selve domenica, di cui però non abbiamo gli elenchi iscritti, quindi più che annunciare la gara non abbiamo di cui parlare, a parte a ribadire che la pista è notevolmente curata, che sicuramente ci sarà un gran bel numero di iscritti e che all'ultima gara svoltasi, cioè di Trofeo Italia, abbiamo visto una delle gare più belle dell'anno tra Chiari e Visentini. E l'ultima annotazione è Donolato che appunto ha fatto la gara anche lui, anche in Francia era a Ferragosto, e però non so come sia finito. Magari ci farà sapere sul forum come di solito fa. In effetti sì. E quindi beh, poi c'è l'europeo appunto a Sì, Maggiore. dell'Europeo poi avremo occasione di parlarne abbondantemente, anche perché lunedì prossimo, se non erro, si aprono le prenotazioni Paddock E e da quindi lì vediamo. ci sarà già del materiale su cui disquisire. Bene, bene. Dai, direi di concludere qua anche perché abbiamo varie difficoltà, così possiamo fare l'upload direttamente del video in brevissimo tempo. E diamo appuntamento, quindi se riusciamo settimana prossima, peccato magari con Aldo che oggi aveva qualche problema, era in trasferta, quindi era via di casa, e con altri ospiti, eccetera, eccetera. Quindi è stata un po' una puntata divisa in due. Sì, un recap con problemi tecnici. Esatto, diciamo
di ritorno dalle ferie, poi ritorneremo in una fase molto molto calda del campionato, quindi ci saranno tantissime cose ancora da dire. Va bene, grazie Manuel, Grazie a te. a prestissimo, ciao a tutti gli appassionati e su questi canali ci sentiamo poi sul forum. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.